Io mi chiamo Giorgio Amico, all'epoca facevo diverse cose, nel senso che quando scoppia la prima bomba, che è quella nel portone del senatore Varaldo, io ero combinazione lì, non molto voglio dire, dopo c'era ancora il portone divelto dove c'è il Barolo Chinato, il bar, perché ero in congedo, ero in permesso da militare, quindi voglio dire, in quel momento facevo servizio di leva ed ero a Savona per 2 giorni di permesso. E poi invece nel prosieguo, quando poi ci saranno in effetti le bombe, a partire dalla bomba alla provincia e poi alla scuola Guido Buono e così via, voglio dire, ero a Savona, ma è congedato e facevo di fatto il funzionario a tempo pieno per lotta comunista, insomma, nel senso che non avevo ancora non avevo un lavoro, stavo finendo di presentare, di preparare la tesi e quindi la mia attività principale era attività sostanzialmente politica, passavo il tempo in sede a fare attività. Allora io all'epoca ero militante di lotta comunista che di fatto svolgeva attività a tempo pieno, anche se gratuita, anche perché non avevo altro nel senso da fare, nel senso che non lavoravo e comunque stavo finendo gli studi universitari. Questa cosa delle bombe, diciamo, mi coinvolse direttamente perché la sera in cui scoppiò, era buio, ricordo, quindi sarà stato verso le 7 di sera, scoppiò la bomba nel garage della provincia. Io ero con una persona a prendere la farinata nella farinata situata alle Porte Verdi, quindi dietro Piazza del Popolo a 30 metri di distanza. E aspettavamo fuori perché c'era abbastanza coda da fare e vedemmo un bagliore azzurrino accecante che proprio illuminò a giorno e questo scoppio. E siccome allora c'era ancora la stazione e lì era la zona dove facevano manovra i locomotori, dove montavano i convogli, soprattutto i carri merci, noi pensammo, io ma anche le persone che erano lì, che ci fosse stato un incidente in stazione, che si fossero scontrati due locomotori, non pensavamo minimamente al discorso della bomba e quindi andammo tutti a vedere che cosa era successo. Non vide niente di particolare, c'era del fumo, poi voglio dire, arrivò la polizia, allontanò le persone. Quindi questa prima bomba proprio, mi capitò di essere quasi, quasi voglio dire, testimone diretto, nel senso che ero a pochissima distanza. A questo punto facemmo come lotta comunista un volantino, dove sostanzialmente erano gli anni in cui comunque questi fenomeni c'erano, no? C'era stato, voglio dire, da Piazza Fontana in poi, e quindi facemmo un volantino dove non si parlava di strage di Stato, di stragismo, di strategia della tensione, perché questa non era la tesi di lotta comunista, unico tra i gruppi. Lotta comunista rifiutava questa tesi in base a una teoria secondo la quale i gruppi dominanti dell'economia italiana erano su una linea riformista e quindi non c'era alcuna minaccia reale, golpista. Sostanzialmente si trattava di rigurgiti di gruppi marginali, quindi non una strategia rivolta a cambiare gli equilibri politici. Questa tesi veniva proprio rigettata. Comunque facemmo un volantino agitatorio dove sostanzialmente si diceva che la classe operaia si doveva organizzare, non doveva fidarsi dello Stato borghese, doveva sostanzialmente auto-organizzarsi e nel caso che le cose avessero avuto un andamento non positivo, prepararsi all'autodifesa, cioè quindi un discorso da gruppo, diciamo, rivoluzionario o sedicente tale, insomma, che ne negava ogni discorso diciamo, di difesa delle istituzioni, di in qualche modo di confusione con lo Stato e nell'apparato dello Stato si metteva anche l'insieme dei partiti, sostanzialmente parlamentari, quindi questa cosa. E facevamo molti di questi volantini e andavamo a distribuire in giro. E quando ci telefonarono, mi sembra poi fosse il giorno dopo, 2 giorni dopo, insomma, che era scoppiato un nuovo ordigno alla scuola Guido Buono, sotto il porticato, dove tra l'altro
dove tra l'altro si era da poco tenuta una riunione di genitori, perché era il periodo degli organi, dei primi organi collegiali, noi avevamo ancora in sede un paio di risme di questi volantini non smaltiti, che essendo generici in modo agitatorio, non entrando nello specifico del singolo caso, su cui peraltro nessuno sapeva niente, perché era una cosa in quel momento priva di ogni spiegazione, andammo a dare. E quindi praticamente arrivammo davanti alla scuola Guido Bono e davanti alla ASL, non molto dopo che lo scoppio c'era stato, già con i nostri pacchi di volantini, ma era il volantino preparato per la bomba alla provincia. E questo mi costò, diciamo, un fermo di qualche ora, perché un funzionario della squadra politica della questura mi prese e mi portò in questura, Palazzo Santa Chiara, perché come fate a essere già qua col volantino pronto, anche con i tempi tecnici, voglio dire, per quanto abbiate fatto freddo non ci sono i tempi tecnici materiali per farlo. Allora si facevano i volantini a ciclo stile, ci voleva molto tempo a battere le matrici, voglio dire, era un lavoro molto lungo, non come adesso che li fai con la stampante, non li fai in tempo reale, ci voleva una mezza giornata e noi eravamo lì dopo un'ora neanche, forse anche mezz'ora, e quindi ci avete già i volantini pronti. Allora se avete già i volantini pronti vuol dire la bomba l'avete messa voi, o comunque sapevate che questa bomba doveva scoppiare. E in più gli era stato segnalato, perché facendo questa attività, diciamo, un certo controllo comunque c'era, questa attività politica, sapevano che io appunto in occasione della bomba nella portone del senatore Varaldo ero in permesso a Savona, e qualcuno aveva anche detto che mi aveva visto nelle vicinanze della casa, e questo secondo loro quadrava il cerchio. E francamente io non sapevo se prenderla sul serio questa cosa o ridere. Alla fine gli dissi: guardi, commissario, lei guardi il volantino e poi vada a controllare nel vostro archivio, perché noi un volantino che facciamo ne portiamo, come dice la norma, 3 copie da voi prima di diffonderlo, altrimenti ci pigliamo una denuncia. E lei vedrà che questo volantino è depositato nei vostri uffici già da un paio di giorni. Semplicemente l'avevamo lì e l'abbiamo dato. E quindi la cosa, perlomeno per quanto riguarda la mia organizzazione, la mia organizzazione finì lì. Nacque invece un problema con i comitati, chiamiamoli così, di vigilanza, con le ronde, proprio per questo discorso di non mescolarsi con le forze dell'arco costituzionale. Nacque un primo problema che poi diventò appunto un momento anche più che di scontro, di vivace dialettica in piazza. L'organizzazione insomma aveva valutato che era importante essere presenti, cioè non lasciare al PC, perché poi in realtà era il PC che gestiva, poi c'era come Comitato Unitario Antifascista, c'erano tutti, compresi, voglio dire, i liberali, ma in realtà chi poi faceva le ronde erano i militanti del PC, perché o qualche socialista, non direi che oltre insomma non c'era molto, no? come base mobilitabile per un impegno anche consistente come è stato quello delle ronde. E quindi il discorso è che noi, voglio dire, non si voleva in qualche modo confondere con quello che per noi era lo Stato nei suoi apparati anche politici, e quindi con questo arco costituzionale. E quindi la decisione fu quella di fare noi delle ronde per conto nostro, e la cosa durò un paio di notti, e poi dopo un paio di notti ci fu un episodio che tra l'altro coinvolse me in piazzale Moroni, in via Sant'Antonio, dove Lotta Comunista aveva aperto una sede di quartiere, e dove io e due ragazzini poco più che sedicenni, insomma, che con una fascia rossa al braccio giocavamo alle guardie rosse in giro per un quartiere deserto, venemmo proprio letteralmente circondati da una ventina di energumeni che ci presero di peso, ci portarono alla sezione del PC, che era
lì vicino e ci fecero una specie di processo politico, ma voi chi siete, perché andate in giro di notte, no? E alla fine il discorso fu la vigilanza, cosa volete fare, l'ha fatta assieme a noi. E ricordo che la persona che gestiva questa cosa, che era dalla sezione Togliatti di Piazzale Moroni del PC, gli si è capito che chiunque si può mettere una fascia rossa al braccio e poi magari va a mettere le bombe nei portoni. Insomma, il discorso era questo. Se volete fare queste cose, fatele, ma in un quadro dove, voglio dire, tutto sia gestito e non ci siano pericoli né di provocazioni né di fughe estremistiche. Questa cosa ovviamente mise fine alle ronde autogestite, perché si poteva anche continuare, ma significava andare allo scontro fisico e non aveva alcun senso andare a dividere un movimento che comunque era un movimento antifascista, sarebbe stata una posizione politicamente perdente. E quindi la cosa finì lì. Alcuni militanti di lotta comunista, soprattutto portuali e della Metalmetro, militanti operai, parteciparono alle ronde perché era un modo anche per accreditarsi in fabbrica, cioè in quel momento essere lì significava, voglio dire, anche nei confronti dei compagni di lavoro, dimostrare che tu facevi comunque parte di una realtà e non eri una realtà estremistica assolutamente a sé stante, no? Però l'organizzazione non prese più una posizione diretta. Questa cosa però diventò poi un'occasione di, diciamo, non di scontro fisico, ma quasi, nel senso che comunque il problema nelle manifestazioni, soprattutto poi nella manifestazione grande che ci fu, dove arrivarono anche gruppi da fuori. Io ricordo un gruppo di cui preferisco non dire il nome, di compagni genovesi che sfilarono al grido di rosse, 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 brigate rosse, tanto per dire, ecco. Il contendere fu la contestazione di oratori democristiani con lo slogan "la resistenza rossa non è democristiana". La cosa che notammo, voglio dire, come organizzazione è noi mantenemmo per un periodo, la sede era sempre aperta, però ovviamente non la notte, e in quel periodo tenemmo la sede aperta costantemente con un gruppo di compagni del servizio d'ordine presenti anche la notte, proprio perché un po' per una forma di autotutela, non si sapeva quali potevano essere eventualmente gli obiettivi, anche perché non si aveva la minima idea cosa ci fosse dietro a questo discorso delle bombe. E un po' perché ci piaceva molto anche l'idea che la sede fosse sempre aperta, quindi che la gente del quartiere vedesse che comunque i rivoluzionari non erano rivoluzionari con l'orario di lavoro che alle 8 stacchi, ma erano rivoluzionari, quindi comunque c'erano. E questa cosa, devo dire, ci colpì molto, cioè la risposta che ci fu, perché tanto reclutammo un numero abbastanza alto di giovani, poi con la logica di quegli anni, nel senso venivano, ti davano magari per 6 mesi il volantino, poi non venivano più, voglio dire, si mettevano magari con qualcun altro, qualcuno con la FIGC, altri con altri gruppi, tipo Lotta Continua, che a Savona era piccola, ma comunque c'era, insomma. Ma venne tanta gente comune e c'era un senso di solidarietà profonda. Per esempio, una persona che io non conoscevo, ma conoscevo un compagno più anziano, fu Mantero, il primario di Chirurgia della Mano, che venne una sera alle 9 in sede e ne a portare la solidarietà. E non si presenta in nessun modo, dice: sono venuto a vedere se avete bisogno di qualcosa, bravi ragazzi, voglio dire, per fortuna che ci siete voi giovani, che... E andò via. E questo compagno più anziano disse: ma lo sai chi è questo? Dico: no, c'è questo Manteo, il professore, no? Che, voglio dire, non era una persona che avesse un impegno politico aperto, tantomeno, voglio dire, fosse legato particolarmente all'estrema sinistra. E invece, appunto, c'era questa cosa, cioè la gente che veniva dalle case anche vicine ti portava il caffè, voglio dire, cioè il senso comunque di una comunità che le bombe stavano compattando, soprattutto su una fascia di persone che aveva vissuto l'esperienza della guerra.
aveva vissuto l'esperienza della guerra, aveva vissuto l'esperienza dei bombardamenti, aveva vissuto l'esperienza degli arrestramenti dei tedeschi o dei repubblichini, cioè aveva vissuto un'esperienza che in qualche modo gli era rimasta, ma probabilmente erano bambini o ragazzi, insomma, allora, dove in qualche modo bisognava fare fronte comune proprio per una questione, anche se vogliamo, di sopravvivenza. E una comunità che quindi riscopriva le sue radici comuni, la sua sostanziale omogeneità, per una comunità particolare. Cioè era la Villa Piana ancora la vecchia Villa Piana operaia, che oggi non esiste più, perché era ancora la città attorno alla Scarpa Magnano. No? Quindi c'era questo... C'era questa cosa forte, lì la sede venne tenuta per molti anni, però una partecipazione così intensa del quartiere, cioè il fatto di essere riconosciuti come una realtà comunque del quartiere, noi non l'avevamo mai più, né prima né dopo, insomma. In quel momento fu proprio una cosa spontanea, no? Venivamo visti... come sostanzialmente in qualche modo parte di una comunità, parte attiva, giovani che invece che andare a ballare passavano le notti in questa cosa, e questo devo dire fu anche sul piano emotivo una cosa che ci fece molto piacere. Cioè da quell'angolo lì, da quell'angolatura lì, effettivamente ebbi modo di vedere come la città aveva reagito. Io poi, per carità, parlo di un quartiere operaio. Non mi sentirei semplicemente perché non ho alcun dato per poterlo dire, che lo stesso tipo di sentimento o di condivisione di reazione ci fosse alla Villetta. Per essere chiari, no? Ma non lo dico per un discorso classista vetero, lo dico perché non lo so, ma a Villa Piana, Piazza dei Moroni, cioè alla Vagnola, in quelli che erano i quartieri operai di Savona, in qualche modo venne ancora fuori, e credo fu l'ultima occasione, questo senso della comunità operaia, cioè di una comunità di uomini e di donne che vivevano attorno alla fabbrica e comunque condividevano non solo il lavoro ma una visione della vita, dei rapporti umani, che si stava già perdendo, perché si era persa poi, si era incominciata a perdere col discorso del benessere economico degli anni 60, la televisione che è stata un fattore di separazione tra le persone terribili, tutti chiusi in casa, no? A guardare le stesse cose ma ognuno per conto suo, mentre prima negli anni 50 si vedevano assieme al bar o in parrocchia o alla società operaia, no? E quindi la disgregazione dei rapporti che incominciò già a metà degli anni 60, ecco, quello fu secondo me l'ultima grande occasione in cui si manifestò questo senso di Savona comunità operaia. Poi, legato anche al fatto che le fabbriche a una chiusero, ovviamente questa cosa si perse del tutto e oggi è addirittura impensabile. Ma le bombe, secondo me, furono veramente l'occasione perché si manifestasse ancora, ritornasse ancora con forza questa visione, diciamo, di una comunità, di un popolo, insomma, ma più di un popolo, di una classe, cioè di persone che in qualche modo ragionavano a partire da noi e non dall'io. Nel 74 la lotta comunista aveva a Savona indicativamente tra i 50 e i 70 diciamo, aderenti, in larga parte studenti, divisi in tre, sostanzialmente in tre fasce, cioè un nocciolo duro di militanti veri, che potevano essere una ventina di persone, un'area più larga di quelli che noi allora chiamavamo candidati, cioè di giovani che dovevano per un certo periodo dare attività
all'organizzazione e essere messi alla prova, no? D'altronde anche loro dovevano verificare se avevano effettivamente intenzione di portare avanti quel tipo di impegno, e quindi era una prova reciproca, insomma. E poi una fascia, diciamo, di come allora succedeva, oggi può sembrare persino incredibile, di persone che amavano sentirsi di estrema sinistra, anche se poi non avevano nessunissima intenzione di dare neanche un volantino, voglio dire, però gli piaceva molto perché, voglio dire, allora il sentirsi collocato in quell'area in qualche modo dava tono alle persone, perché il vento andava in quella direzione, e quindi nelle manifestazioni ovviamente il numero delle persone che sfilavano erano molto superiore, perché è chiaro che soprattutto questa massa di potenziali simpatizzanti preferiva magari venire dietro di noi, che eravamo tanto molto compatti, perché l'organizzazione aveva, e ce l'ha ancora, usava delle tecniche molto, tra virgolette, scientifiche. Pochi militanti, ogni militante con una bandiera, molto distanziati, e praticamente anche 50 persone si prendevano uno spazio di corteo e davano soprattutto una dimostrazione di forza, che poi magari poteva essere anche del tutto così formale, però dava una dimostrazione di forza. Io ho visto, voglio dire, ricordo delle foto degli anni 46-47 a Milano, della famosa Volante Ossa, dove questi sfilavano con i giubbotti tutti uguali come fosse una divisa. Ecco, l'idea era quella, cioè, l'idea era quella di dare l'idea di un'organizzazione in qualche modo inquadrata, quasi militarmente, che quindi fosse in grado di rassicurare chi guardava, no? Comunque noi ci siamo e siamo pronti eventualmente se la situazione dovesse voglio dire, cambiare. La situazione poi non cambiò, anzi, piano piano la cosa poi perse, e sostanzialmente l'altra cosa che allora colpiva era che tu giravi per Savona e vedevi un mare di gente dall'aspetto inconfondibile di poliziotti che pululavano in ogni angolo della città, non capendo bene che cosa questi stessero facendo, in realtà non facendo nulla, insomma, e c'era questa situazione proprio sospesa, anche perché sulla questione delle bombe allora circolavano alcune voci. Io ricordo Marcello Zinola, che allora stava iniziando il suo lavoro di giornalista, praticante praticamente, che parlava sulla base di informazioni che non so dove avesse avuto, di riunioni di gruppi di giovani di estrema destra, con la partecipazione anche di militanti venuti da fuori, insomma, dalla Francia, dalla Spagna, però erano voci, insomma. Che cosa queste bombe significassero era difficile capire, anche perché non c'era una logica. Se poteva avere un senso colpire la provincia, già la scuola media non aveva più molto senso. Se c'era un progetto politico dietro, questo progetto politico non era, diciamo, comprensibile. L'Otto comunista non aveva una sua teoria sulle bombe, e non fece neanche, ma non mi risulta che lo fecero neanche altri, non fece neanche quello che allora si chiamava un'inchiesta, cioè un tentativo di indagare in proprio sulla questione, per capire, voglio dire, che cosa stesse capitando. Cosa che era stata fatta a livello nazionale invece in altri momenti, quando fu ucciso il commissario Calabresi. A Milano fu fatto un lavoro, diciamo, soprattutto in ambienti anarchici, di capire qualche cosa di più, no? Che cosa c'era dietro, e mi spiace dirlo, la risposta che ci fu data a chi comunque si occupava di questa cosa già allora,
è stato servizio d'ordine in opera continua e viene fatto a nome di Pietro Stefani, tanto per essere molto chiari. Quindi diciamo che in alcuni casi questa cosa era stata fatta. Sulle bombe di Savona no, perché era assolutamente, anche se tu parlavi, io ricordo soprattutto alcuni compagni portuali, il porto è sempre stato una zona non a caso di confine, no? Di frontiera, quindi come tutte le zone di frontiera è una zona dove si mescola di tutto e dove passa di tutto. E quindi chi lavorava al porto, vecchi compagni che facevano gli scaricatori al porto, avevano anche rapporti con tutto un sottobosco che viveva di traffici, di contrabbando, di cose, no? E quindi ci fu anche, voglio dire, tentativo nell'ambito, per esempio, diciamo, di questo milieu malavitoso, insomma, no? Di capire loro come la vedevano, insomma, questa cosa, che tra l'altro dava fastidio moltissimo, perché la militarizzazione della città impediva ovviamente dalla prostituzione a tutto quello che poteva essere, cioè allora la droga era ancora un problema relativo, voglio dire, ma traffici ce n'erano, era una città portuale, quindi contrabbando ce n'era tanto. E questi assolutamente, voglio, anche loro ti dicevano sì, abbiamo cercato di capire anche noi, ma cioè, non si raccoglieva proprio nulla. Non si riusciva a mettere insieme nulla e quindi alla fine poi il discorso fu cavalchiamo l'onda di questa situazione e cerchiamo di gestirla politicamente, vediamo di presentarci come un'organizzazione compatta, seria, affidabile e soprattutto non lasciamola soltanto a un discorso di tipo resistenziale, d'arco costituzionale, perché comunque, voglio dire, questa è una contraddizione del sistema e noi dobbiamo in qualche modo usarla, quindi praticamente un uso propagandistico. Sulle bombe poi naturalmente sì, qualcosa di più incominciò a venire fuori quando per esempio Macchi fece quel numero sulle bombe di Savona sostenendo che era in qualche modo rientrava in un piano della NATO, nemmeno della NATO, ma dei servizi dell'esercito americano, perché la base di Pian dei Corsi non era una base NATO, era una base dell'esercito americano, col discorso che appunto a Pian dei Corsi non c'era solo una base di telecomunicazioni, come i cartelli indicavano, ma c'era in realtà una base missilistica, compreso ordigni nucleari. E che quindi, mi ricordo benissimo quell'articolo, e che quindi il problema era se in Italia ci fosse stato un tentativo di golpe alla cilena o alla greca e fosse nata una resistenza popolare, la zona di Pian dei Corsi era storicamente stata l'insediamento partigiano. I partigiani savonesi si formarono dal Teccio del Terzè, che è proprio lì sotto, cioè quella era la zona, e restava ancora una zona largamente impervia e così via. E allora il ragionamento era, come di Macchi era, come, cosa sarebbe potuto succedere? Se ci fosse stata quindi una reazione in qualche modo armata, popolare o dei partiti della sinistra, in questo caso del PC, e questi si fossero impadroniti di una base dove c'erano delle testate nucleari, uno scenario da film catastrofista, no? Voglio dire, il gruppo che alla fine diventa in qualche modo, ecco, proprietario di armi di distruzione di massa. E allora la rivista sosteneva che le bombe di Savona erano state una simulazione, cioè era stato, vediamo qual è la reazione in modo da studiare tutta una serie di scenari. Proprio perché noi dobbiamo, gli organismi diciamo di sicurezza americani, dobbiamo pensare a come tutelare quella struttura. Questa fu un'ipotesi che girò moltissimo. E il giornale era un giornale fatto da socialisti di sinistra, un giornale ambiguo con finanziamenti della Germania Est, di fatto era una fonte per veline dei servizi.
E l'articolo su Savona loro l'avevano preso da una rivista dello Stato Maggiore dell'esercito francese. Quindi diciamo che nel gioco della disinformazione poteva benissimo anche essere un enorme depistaggio dove tu costruivi delle ipotesi proprio per... E poi magari nel mare delle ipotesi c'era anche l'ipotesi vera, ci mettevi, ma diventava indistinguibile perché era l'albero attorno al quale tu avevi messo una foresta e gli alberi erano tutti uguali. Che la logica poi, Giannulli ci ha scritto un libro, no? È la logica dei servizi segreti, che è quella di fare un overdose di informazione mescolando fatti veri a fatti falsi e rendendo quindi impossibile poi capire cosa è vero e cosa è falso. No? E quindi questa l'operazione di Marchi, secondo me, in larga parte fu quello, poi io non lo so. Ecco. L'idea che mi sono fatto io personalmente collima molto con quella che è la tesi che poi Macciò ha sviluppato nel suo libro, dove il succo era che, a differenza delle altre bombe, queste erano bombe in qualche modo fatte in casa. Allora, per me fu illuminante, voglio dire, furono illuminanti un paio di cose. Una, un libro che si chiamava L'Uomo Nero, e che è una lunga intervista fatta con Cutelli, che era il capo militare di Ordine Nuovo, e che, non so se adesso è ancora in carcere, scontava una serie di ergastoli, mi sembra anche nel carcere di Palermo. Gli viene fatta questa lunga intervista, che poi diventò un libro, e lui nell'intervista non parlò delle bombe di Savona, però diede una serie di informazioni che con le bombe di Savona, secondo me, ci potevano entrare molto. Cioè, con Cutelli, in questo libro, che credo sia ancora reperibile, disse che Ordine Nuovo, quando fu messo fuori legge, e fu messo fuori legge, voglio dire, sia Ordine Nuovo che Avanguardia Nazionale da Taviani, con una forzatura della norma costituzionale, perché fu messo fuori legge prima che ci fosse una sentenza di condanna della magistratura, quindi fu un atto, se vogliamo, anche dagli aspetti dubbi di legittimità, no? Ordine Nuovo sostanzialmente rispose in questo modo: ci avete spremuto come limoni, cioè sono anni che ci usate, non pensate di scaricarci così. E quindi fu, voglio dire, organizzato una serie di attentati in giro per l'Italia di azioni dimostrative, e la messa fuori legge è 74, tanto per capirci, quindi siamo lì, proprio perché il discorso arrivasse, in questo caso al Ministero degli Interni e a Taviani, non pensarti di liberarti di noi tanto facilmente. E quindi, diciamo, questa cosa, secondo me, anche se lui non parlava di episodi specifici e non entrava minimamente nello specifico savonese, però poteva essere un quadro d'assieme abbastanza significativo, cioè poteva sostanzialmente dare delle indicazioni su cosa poteva esserci, diciamo, dietro questo tipo di cosa. D'altronde ricordiamoci che non molto tempo prima, un paio d'anni prima, Bertoli, sedicente anarchico, ma in realtà vicino a Ordine Nuovo, era fatto venire apposta da Israele per lanciare una bomba davanti alla questura di Milano, in via Fate Bene Fratelli, mentre si metteva una lapide per Calabresi, contro Rumor, perché Rumor era l'uomo che avrebbe dovuto decretare lo stato d'eccezione, quindi di fatto uno stato di diciamo gestito dai militari, dopo la bomba di Piazza Fontana. E quando poi non lo fece, e secondo alcuni studiosi, tra cui appunto Giannulli, non lo fece perché rimase colpito dall'enorme manifestazione popolare che ci fu a Milano per i funerali,
con 1 milione di persone in piazza e con il servizio d'ordine gestito dagli operai, dalle fabbriche, dalla FIOM, senza che ci fosse un urlo, senza che ci fosse la minima cosa. E quindi metteva male dire che l'Italia era in preda al caos, quando il movimento operaio dava una prova così grande di compattezza e di forza anche organizzata, politica e di senso delle cose, no? Quindi con la, diciamo la, i funerali delle vittime di Piazza Fontana, il movimento operaio milanese, la Camera del Lavoro, la Federazione del PC soprattutto, in qualche modo si proposero in modo assolutamente convincente come un pilastro della legalità, dell'ordine, cioè diciamo in qualche modo una soglia invalicabile, noi comunque ci siamo, no? a tutelare in modo legale, democratico le istituzioni. Questa cosa a quanto pare colpì moltissimo Rumore, che non era certo un personaggio dalla personalità fortissima, non era, voglio dire, Pacciardi, non era neanche Taviani, e quindi questo non fu più d'accordo sul discorso dello stato di eccezione e di far intervenire l'esercito come ordine pubblico. Questo fu vissuto da Ordine Nuovo come un tradimento, e quindi Bertoli e la bomba di Piazza Fontana. Allora, questo è un lungo discorso per dire che questo ragionamento può benissimo, secondo me, per certi aspetti orientare, io parlo sempre in forma ipotetica ovviamente, nella logica di Savona, perché la prima bomba è un segnale. Taviani aveva, il collegio elettorale era Liguria, e l'uomo di Taviani a Savona, guarda caso, voglio dire, era senatore Varaldo. Quindi una bomba nella scala del senatore Varaldo era un messaggio non a Varaldo, ma era un messaggio a Taviani. In più ci sono almeno altri due fattori, che sono: uno, le dichiarazioni di Rognoni sul processo del gruppo La Fenice, che dice che in realtà loro depositi di esplosivi era a Celle. E questo è un discorso più vasto, cioè la provincia di Savona negli anni di cosiddetti di piombo è stata una provincia che, a parte le bombe, non è stata coinvolta né nel terrorismo rosso né in quello nero, perché di fatto era il retroterra sia degli uni che degli altri. Sossi, quando fu sequestrato, fu tenuta da Lassio. Le Brigate Rosse, lo dice Peci nella sua diciamo, libro, intervista, le Brigate Rosse organizzarono il sequestro di Sossi con un gruppo di brigatisti, tra cui Peci, Micaletto e un paio d'altri, al campeggio che c'è alla Torre di Albissola, subito dopo la galleria di Albissola Superiore, erano in questo campeggio. E da lì organizzarono a Torino. Ecco. Quindi voglio dire, Savona è stato un retroterra che faceva comodo. Rognoni aveva questa villa nell'entroterra di Celle, nella zona sopra Celle, voglio dire, e a quanto pare era la zona dove venivano tenuti gli esplosivi. Un'altra base di Ordine Nuovo, perché poi in realtà questi gruppi facevano riferimento a Ordine Nuovo, alla Fenice di Rognoni era di fatto la branca milanese di Ordine Nuovo, ma sul versante non più milanese ma torinese era Dalbenga. Ad Dalbenga in quel periodo esisteva un locale, un'osteria insomma, gestito da uno che era venuto da Torino e che era di Ordine Nuovo. Non lo sapevamo perché aveva una sede ad Dalbenga e c'era stato qualche problema con dei fascisti locali che si era poi risolto abbastanza presto insomma. E comunque, proprio perché c'era stato questo problema, nel senso che un compagno era stato aggredito una sera sotto casa e quindi c'era stato questo episodio che da noi era
non era mai successo, insomma, a Savona, no? Che nel Savonese che un gruppo di fascisti andasse a aspettare una persona sotto casa. Questa, diciamo così, radicalizzazione di un gruppo di studentini albenganesi ci aveva colpito, e quindi oltre che regolare la cosa con loro, quanti non successe più niente, si cercò di capire e venne fuori che c'era questo osteria dove c'era questo venuto da Torino che in qualche modo indottrinava. Ecco. Quindi diciamo che sostanzialmente l'idea che perlomeno personalmente mi sono fatto, e che mi sembra in larga parte sia poi concordante con quella di Maciò, è che questo tipo di risposta fu la risposta di una parte di un apparato che non era un apparato dello Stato, ma che era comunque collegato e gestito da apparati dello Stato, perché quello che sia Avanguardia Nazionale, che Ordine Nuovo avevano fatto, l'avevano fatto col supporto materiale e organizzativo dell'Ufficio Affari Riservati e anche dell'Arma dei Carabinieri, insomma, e dello Stato Maggiore dell'Esercito, a partire dai campi paramilitari, dove gli stessi materiali che usavano gli venivano dati dall'Esercito, insomma, e così via. Una risposta quindi di apparati paralleli ma comunque legati ad apparati dello Stato, perché appunto non si andasse oltre un certo livello. Per capire bisognerebbe anche capire chi materialmente queste bombe le ha messe, e anche su questo ci sono, no? Basta appunto prendere i libri di Maciò, ci sono nomi precisi, che non faccio anche perché ovviamente non è il caso, però voglio dire, ci sono anche cose che poi, io non so se sono negli atti dell'inchiesta, perché gli atti dell'inchiesta non ho mai avuto modo di vederli, però un amico quiglianese mi raccontò che una delle persone, non dico chi, coinvolte, in un paio di occasioni fu preso mentre si divertiva o si esercitava a mettere delle mini cariche di esplosivo in alberi nella zona più o meno delle Tagliate sopra Quigliano, e far saltare questi alberi, ed è una delle persone che fu poi, voglio dire, inquisita all'epoca. E così come il discorso del deposito di esplosivo al Forte Baraccone, che poi saltò in aria e ancora adesso se si va su si vede una dove. Ecco, quindi diciamo, non lo so perché Savona, cioè probabilmente il discorso è anche poi materialmente chi fece queste cose era comunque qualcuno che la città e dintorni della città la conosceva bene. Quindi diciamo che gli esecutori, secondo me, furono comunque persone che con Savona avevano una frequentazione tale da potercisi muovere in modo tranquillo. Ecco. Non escluderei, voglio dire, logiche più locali. Non mi ha mai convinto, per lo dico molto, con molta onestà, il cosiddetto memoriale Trivelloni. Non mi ha mai convinto perché mi è sempre sembrato un teorema costruito su niente, insomma. E soprattutto non mi ha mai convinto perché quando ero ragazzo e mi sono iscritto all'Università di Genova, e mio padre, che era un maresciallo dei carabinieri, mi ha detto: guarda, sta attento a non aver casini, ma l'unico posto di Genova dove puoi stare tranquillo è la zona di Via Pre, perché essendo il supermarket del crimine, dalle sigarette alla prostituzione alla droga, allora di fatto non esisteva ancora, perlomeno non nei modi che poi abbiamo avuto, lì, come tutti i supermarket, chi gestisce il supermarket non vuole casini, e quindi stai tranquillo che l'unico posto sicuro dove puoi muoverti a Genova senza rischiare nulla è la zona di Via Pre dei Vicoli, perché è la zona più protetta e controllata che c'è a Genova. Ecco, quindi voglio dire, non mi convinceva il discorso Trivelloni, perché se io fossi parte di un'organizzazione politico-affaristica che in qualche modo ha esteso i suoi tentacoli
sul territorio, la prima cosa che vuole, non, nessuna pubblicità, è che tutto scorra nella tranquillità più assoluta, in modo che si possa tranquillamente continuare a fare quello che si sta facendo. No? Nessuno vuole la pubblicità, nessuno vuole la polizia, nessuno vuole… è il motivo per cui la mafia è un fattore d'ordine sostanzialmente. In realtà la logica delle organizzazioni criminali è mantenere l'ordine, perché attraverso l'ordine è la base perché i loro traffici possono prosperare in modo invisibile e quasi naturale, no? Questo è uno dei motivi per cui mi convince poco quel tipo di discorso, soprattutto. Però, ripeto, è una riflessione del tutto astratta, ecco. Anni fa uscì sui giornali, non so se era una lettera o un'intervista, comunque un intervento di un insegnante di Milano che diceva che in un lavoro fatto con i suoi studenti in una scuola superiore di Milano, credo fosse un liceo, di fronte alla domanda ma cosa è successo in Italia negli anni 70 e chi ha messo la bomba di Piazza Fontana, la bomba di Brescia, di Piazza della Loggia e così via, la risposta quasi unanime fu le Brigate Rosse. Cioè questo paese ha operato una rimozione profonda, voglio dire, di quello che è avvenuto realmente allora. Tanto perché, se, ripeto, no, è un'ipotesi, ovviamente un'opinione del tutto personale, io tanto faccio una distinzione che magari è impolitica o è politicamente scorretta, e che magari negli anni 70 poteva anche comportare un'imputazione penale, ma oggi per fortuna si può fare, che va fatta una distinzione tra il terrorismo e la lotta armata. E che quindi, voglio dire, quello che è avvenuto con le Brigate Rosse, non solo con le Brigate Rosse, prima linea, tutta una serie, una galassia di gruppi, che comunque, intendiamoci, le Brigate Rosse furono il gruppo extra, diciamo, parlamentare più grosso in Italia, perché, come numero di militanti attivi, fu un piccolo gruppo, fu un'organizzazione in cui girarono alcune migliaia di persone alla fine, e che aveva attorno una rete, diciamo, di simpatie o di sostegno molto più vasta. Onestamente, a me personalmente, capito almeno una volta che mi telefonassero amici chiedendomi se potevo ospitare per una notte una persona che doveva andare in Francia e che doveva fermarsi a dormire a Savona e non poteva andare a dormire all'albergo. Io lo feci, voglio dire. Non gli chiesi come si chiamava e mi è andata bene, voglio dire, altri per aver fatto questo finirono poi nella catena dei pentimenti e quindi, voglio dire, in cambio dell'ospitalità data furono denunciati e finirono come brigatisti. No? D'altronde io mi sono laureato con Faina, che morì poi in carcere, voglio dire, conoscevo, perché lo conoscevano in tanti, insomma, Dura a Genova, perché prima di sparire nella clandestinità ero un militante attivo di lotta continua, una serie di professori della facoltà di lettere e di filosofia finirono poi coinvolti, lo sappiamo, voglio dire, nella colonna genovese, quindi il contatto con quella realtà era un contatto costante in quegli anni, e devo dire che non c'era nemmeno poi molta attenzione a non farlo sapere. Io ricordo nel 76 a Parco Lambro ci furono una serie di interventi e tranquillamente furono fatti, era prima linea e nessuno, ti voglio dire, non salivano sul palco a parlarne e così via. Allora, quindi una cosa, quel fenomeno che fu un fenomeno di lotta politica che prevedeva l'uso delle armi, ma che non aveva finalità terroristiche, se per terrorismo noi tendiamo a terrorizzare la popolazione, cioè creare un clima di paura, di tensione, che giustifichi poi un moto d'ordine.
Lì gli obiettivi, giusti o sbagliati che fossero, criminali o meno che fossero la cosa, erano comunque obiettivi mirati, di molti tipi. Non è bello dire queste cose, però bisogna dirle. In molti casi persone che vennero uccise, per esempio agenti della polizia penitenziaria, vennero uccisi perché questa era una forma, o si pensava fosse una forma, per difendere l'integrità fisica dei compagni prigionieri nelle carceri, perché i casi Cucchi non è che ci siano stati solo oggi, ma c'erano soprattutto allora. E quindi voglio dire, il problema di in qualche modo garantire che i compagni prigionieri non finissero male nelle carceri, queste organizzazioni se lo posero. No? Altrimenti non si spiega perché andare a prendere la gente di custodia e sparargli sotto casa. Ecco. Quindi un fenomeno molto particolare, terribile tra l'altro, una tragedia, però che aveva un'altra dimensione. Quella della destra invece era un'altra cosa. Era un'altra cosa ed era terrore allo stato puro. Ed era terrore indiscriminato, che non aveva dei bersagli e non aveva degli obiettivi. Aveva, voglio dire, lo scopo di creare proprio la paura, dove tesa ad assomigliare a quello di sinistra, fu poi nelle schegge impazzite tipo i NAR, quando poi anche quella realtà cambiò e quando soprattutto non ci fu più, perché in realtà cambiarono una serie di equilibri, non italiani ma internazionali, non ci fu più, voglio dire, la necessità di tenere questo paese in uno stato di tensione. Da parte di chi? Credo che la risposta storica sia evidente, da parte comunque di apparati atlantici, cioè il problema era che l'Italia era il perno nel Mediterraneo degli assetti geopolitici e militari e non era pensabile che questi potessero essere cambiati e ricordiamoci che io allora militavo in un'organizzazione che potremmo definire estremista e quindi per me il PC era un partito borghese e partito operaio borghese, per usare un'espressione di Lenin, ma per gli apparati dello Stato il PC era il partito del nemico, era la quinta colonna dei russi, era i bolscevichi, cioè, e lo pensavano ancora non solo del PC ma addirittura del PSI, cioè se noi guardiamo il casellario centrale, no? Dove ci sono i dati dei sorvegliati speciali, noi vediamo che i fascicoli di persone che erano state mandate al confino o incarcerate perché comunisti, anche qualcuno socialista, negli anni 30 hanno continuato a essere aggiornati negli anni 40, negli anni 50, negli anni 60, ancora negli anni 70, anche nei confronti di persone che magari erano diventati deputati della Repubblica o sindaci di una città o consiglieri provinciali, cioè figure quindi istituzionali, però continuavano a essere considerati una potenziale minaccia per l'ordine dello Stato. No? E questa logica, voglio dire, ha la sua manifestazione, secondo me, più evidente nel 65 col convegno di Parco dei Principi a Roma, dove viene proprio messa, organizzata da questo istituto Poglio, che è un istituto fantasma, in realtà un'emanazione dello Stato Maggiore dell'Esercito, viene, voglio dire, articolato con una serie di interventi sia di politici che di militari, quella che poi sarà la strategia della tensione, cioè la costruzione di un apparato civile parallelo all'apparato militare che faccia il lavoro sporco, che crei le condizioni perché le forze armate possano intervenire, quindi destabilizzare per stabilizzare, perché poi in Italia noi parliamo appunto degli americani, ma hanno giocato tutti, hanno giocato gli inglesi, hanno giocato i francesi, i tedeschi, hanno giocato i palestinesi, hanno giocato gli israeliani, no? Cioè, hanno giocato tutti, voglio dire, sullo scacchiere italiano, perché era in qualche modo centrale negli equilibri mediterranei. Questa cosa quindi interroga profondamente, voglio dire, la Repubblica, nel senso che comunque non si può sostenere che si tratti di apparati deviati.
questi non erano apparati deviati, perché non furono deviazioni di singoli, furono apparati interi che lavorarono secondo determinati, ed è il discorso della doppia fedeltà, no? Usato in, uscito in tante occasioni. Allora, andare ad aprire questo tema significa andare ad aprire diciamo un vaso di Pandora dove può uscire di tutto e soprattutto, voglio dire, può mettere in forte crisi una certa visione delle istituzioni e dello Stato. Sicuramente, se si dovesse andare a fondo in questo discorso, l'arma non si potrebbe più considerare la fedelissima. Il mito delle istituzioni, ecco, perché come le inchieste giudiziarie hanno dimostrato, in tantissime occasioni troviamo esponenti dell'arma, no? Dal Mar di Fumagalli alla Fenice, dietro alla bomba, il colonnello Delfino, dietro alla bomba di Brescia, no? Voglio dire, cito solo questo, il discorso di Pian del Rascino, che ancora oggi si deve capire come andarono le cose, no? Ecco, i tentativi continui di depistaggio, quelli che racconta Vinci Guerra, con la strage di Peteano, che i carabinieri fecero, prima scaricarono su lotta continua e poi su un gruppo di disperati, e in realtà sapevano benissimo, voglio dire, che il discorso era ordine nuovo, finché Vinci Guerra poi rientrò e si autodenunciò dando tutte le cose. No? Quindi diciamo che secondo me queste sono quelle verità, come Ustica, che tutti sanno ma non si possono dire. Perché non si può dire che in tempo di pace un aereo civile italiano con, non mi ricordo quante decine di persone a bordo, è stato abbattuto da un missile che ancora adesso dobbiamo capire se era francese o se era americano, ma comunque, voglio dire, era NATO, in un'ottica atlantica, di guerra, diciamo, coperta, ma di guerra in questo caso, nei confronti di Gheddafi e della Libia. Sono quelle cose che non si possono dire. Allora, voglio dire, è molto più rassicurante spostare il discorso sul briatismo, perché a questo punto qui lo Stato non entra in nessun modo, perché in questo caso c'è il discorso della sovversione e quindi diciamo che volutamente o no si è lasciato che sempre di più la memoria si andasse a sedimentare su certe cose piuttosto che su altre. Oggi a livello generale tutti ricordano le Brigate Rosse, che ricordano l'altra parte, chi se ne è occupato per motivi di studio, di giornalismo o di altro, voglio dire, che quindi ha letto gli atti dei processi, che si è letto, sono online, si possono scaricare i 100 faldoni che ci sono della Commissione sulle stragi, dove c'è moltissimo tra l'altro. No, ecco. Però è una cosa per addetti ai lavori. A livello di psicologia collettiva, secondo me l'idea di uno Stato che uccide i propri cittadini è impensabile. È impensabile ed è profondamente pericolosa, perché mina alla radice la visione che lo Stato tende a dare di sé, non un organismo per la gestione del potere e per il mantenimento degli equilibri sociali ed economici in atto, ma come in realtà la manifestazione organizzata dalla collettività dei cittadini. Ecco. Quindi lo Stato deve essere vergine per definizione, se deve essere quello. E allora, dove lo Stato manifesta il suo volto vero, quello deve essere rimosso oppure declassificato a deviazioni di gruppi. No? Una cosa, io credo profondamente al discorso che noi perdemmo l'innocenza con Piazza Fontana, dico noi come generazione, proprio per questo discorso qua. Nel senso che non è vero, come qualcuno ha scritto, e fa anche comodo per certi aspetti, no? Come qualcuno ha scritto, che la lotta armata in Italia sia nata in reazione a.
c'è tutta una serie di esponenti di gruppi, ne parlavano prima, faccio il nome di Feltrinelli tanto per dire uno, anche prima delle bombe, se ne parlava già nel 68, sui modelli di Marighella, del guerriglierismo latinoamericano, no? Primo i palestinesi, queste cose, quindi voglio dire, era un discorso che era stato introdotto in Italia alla fine degli anni 60, dalla rivoluzione culturale cinese e da soprattutto lo slogan che il potere politico nasce dalla canna del fucile. Quindi questa era una cosa che c'era, in qualche modo sedimentava in Italia e non solo in Italia, già almeno dal 67. Il mito del Che, no? Che non era soltanto un'icona di maglietta, ma era anche una proposta di una via politica. Anche lì cavalcato da realtà ambigue, perché i primi a diffondere in Italia materiali sulla guerriglia latinoamericana non sono le edizioni Feltrinelli, ma la Yacabook di Don Giussani. I primi testi sulla lotta armata, il manuale del guerrigliero latinoamericano di Marighella, che è un punto, è un libro fondamentale per quel tipo di esperienza, era Yacabook. Cioè Yacabook nei primi anni, poi è uscito in anni successivi, che fra Don Giussani e la CIA ci furono rapporti di vario genere, no, voglio dire, ma guarda caso il discorso della lotta armata, i primi a sdoganarlo in un certo ambiente studentesco in Italia fu la Yacabook, sostanzialmente, diciamo, che allora faceva, pubblicava quello, poi ecco, io ancora, ho addirittura un'introduzione a un libro sulla guerriglia di Buttiglione, che non era ancora il Buttiglione politico affermato, ma era Buttiglione, uno delle teste pensanti del nucleo centrale di Comunione e Liberazione. E facevano queste cose, questi libri ce li ho a casa, insomma, voglio dire. No? Ecco. Poi, quindi il discorso della lotta armata, diciamo, come possibile ipotesi di percorso politico, aveva delle radici precedenti a Piazza Fontana e profonde. No. Piazza Fontana fu, io dico per la mia generazione, o perlomeno per quelli della mia generazione che in quel momento erano impegnati e riflettevano su quello che avveniva, e avevamo 20 anni, io nel 69 avevo 20 anni, fu la dimostrazione più evidente che era nudo, cioè che veramente questo tipo di società intesa non come un aggregato informe di uomini e di donne, ma come una logica di poteri, era disposta ad abbandonare ogni tabù e ogni norma che anche si era data, se in qualche modo quelli che erano gli equilibri che sorreggevano questi poteri e questi interessi erano anche minimamente messi in discussione. Cioè Piazza Fontana fu per la mia generazione la rivelazione del carattere vero dello Stato. Cioè, che cos'è lo Stato una volta che togli tutti gli orpelli che ci sono? Ed è quello che diceva Engels nell'Ottocento, violenza pura, corpi di uomini armati. La tesi del Leviatano di Hobbes, sostanzialmente poi è questa, il monopolio della violenza dato ad un apparato neutro proprio per evitare la guerra civile permanente. Però il monopolio della violenza. Però quando gli interessi di fondo dei ceti o dei gruppi dominanti, non è detto necessariamente nazionali, visto ormai l'interconnessione che esiste, vengono messi in discussione, allora questo Stato ritorna a essere il Leviatano, cioè ritorna a essere veramente in questo caso un gruppo di uomini armati. No? E questa cosa noi l'abbiamo sperimentata due volte nella storia recente d'Italia, nel 22 col fascismo, e in forma minore ovviamente nel 69. Cioè nel 69, diciamo, chi di noi ragionava sulle cose, a un certo punto gli cadde proprio il velo dagli occhi. Cioè era evidente che non era un gioco, che un certo tipo di lotta politica, che era anche molto giocosa, perché il 68 era nata come una grande festa. Io ricordo a Balbi un'enorme scritta nella prima occupazione che diceva la rivoluzione sarà una generale copulazione.
Quindi aveva questi aspetti un po' situazionisti, no? Voglio dire, che erano anche legati al fatto che venivamo tutti dagli oratori e dalle parrocchie, e quindi l'occupazione è stata la prima occasione in cui non potevo scopare realmente senza sensi di colpa e senza dover fare dei corteggiamenti estenuanti, no? Ecco, è stata, è per noi, come per le, come per le compagne, insomma, per le ragazze, no? Per le ragazze per certi aspetti anche di più, finché non capirono che si stava riproducendo anche all'interno di quel movimento la stessa logica di separazione, di sottomissione tipica della società tradizionale, e si organizzarono in modo autonomo con i gruppi di autocoscienza e col femminismo, poi, no? Non, non della parità, ma della, voglio dire, di genere, no? della propria autonomia di genere. La lotta continua saltò su questa contraddizione sostanzialmente, no? Quindi voglio dire, quella realtà quindi fu veramente centrale per noi su quello, proprio veramente, veramente, veramente centrale, insomma. E questo spiega una cosa che oggi può sembrare inspiegabile, anzi addirittura viene sempre citata come quasi una bestemmia, no? Perché molti, io mi ci metto, eravamo assolutamente, per esempio nel 78, durante il sequestro Moro, sulla tesi né con le BR né con lo Stato. Cioè era una linea politica perdente che era evidente, poteva solo portare a una sconfitta, alla distruzione di una generazione di militanti, però non si poteva neanche solidarizzare con lo Stato, perché quello era lo Stato delle bombe, era lo Stato che aveva ucciso i suoi cittadini per mantenere degli equilibri che non erano neanche italiani ma internazionali. E io credo che ci sia stato, proprio a livello linguistico, una mutazione profonda, voglio dire, nel senso che è già avvertibile dagli anni Ottanta, cioè gli anni Ottanta sono proprio pivotali, no? Cioè proprio, e non solo perché è la fine di una storia con la sconfitta operaia di Mirafiori, voglio dire, è la fine di una classe con lo smantellamento di Mirafiori, ma anche perché lì è stata anche la perdita di una memoria, nel senso che quella memoria, per vari motivi, è stata una memoria abbandonata, abbandonata da chi poteva anche comunque recuperarla, anche in un'ottica di mutazione politica. Cioè il passaggio dal vecchio Partito Comunista al PDS, DS, tutto quello che è, no? La Bolognina, Occhetto, voglio dire, non è, poteva essere gestito in altro modo. Cioè, lì è stato un abbandono traumatico di una storia, vissuta quasi con vergogna e con colpa. Io la butto in battuta, ma io allora vissi quella cosa, lo diceva Vilma, la mia compagna, insomma, dico, ma questi, è come se il Papa un giorno si presentasse la domenica all'Angelus, alla solita concione, no, dal balcone, e dicesse, cari cristiani e cattolici, vi abbiamo preso per il culo da 2000 anni, in realtà sapevamo benissimo, Dio non esiste, noi siamo una congregazione d'affari, siete proprio stati fessi, no? Ecco, questi hanno fatto esattamente quello, no? Veltroni che dice, io non sono mai stato comunista, ero kennediano, no? Cioè, voglio dire, in un PC che era ancora stalinista quando lui si è iscritto. Cioè questi hanno fatto sentire come una colpa e una vergogna una storia che era una storia gloriosa, non tanto di un partito che poteva avere anche i suoi lati bui, compreso lo stalinismo, voglio dire, ma di una classe, no? Di quello che era stata la partecipazione delle classi subalterne alla storia d'Italia, perché la partecipazione delle classi subalterne alla storia d'Italia avviene attraverso il movimento operaio, da quando il movimento operaio si comincia a strutturare con gli anarchici alla metà dell'Ottocento, con i mazziniani alla metà dell'Ottocento. Questo è stato l'ingresso delle classi subalterne o pericolose, voglio dire, sulla scena politica, che ha avuto forme e sviluppi diversi perché la società è cambiata, però è una storia altissima, perché è anche la storia di una plebe che diventa popolo, di una massa informe che diventano cittadini, che diventano, voglio dire, protagonisti della loro storia individuale, ma della storia del paese. E la resistenza in questo è stato il punto cardine, centrale.
Tutta questa storia è stata annientata, buttata via, messa da parte. Nell'ipotesi migliore, lasciata agli studiosi, ai dipartimenti universitari, alle fondazioni, l'Istituto Gramsci, voglio dire, l'Istituto Feltrinelli, ma una cosa da studiosi. In realtà era un passato che andava rimosso, completamente, no? Addirittura rimuovendo gli stessi termini. Cioè c'è stata una mutazione, perché poi ha ragione Moretti quando nella Palombella Rossa dice che chi parla male ragiona male e chi ragiona male pensa male, vive male. No? Le parole sono espressione di mappe concettuali, di un modo di intendere la vita, il proprio ruolo, non sono semplicemente dei così un insieme di suoni. No? Noi fin da piccoli alle parole diamo dei significati, che sono significati profondi, carichi di affettività e di emotività. No? Un linguaggio è prima di tutto un vocabolario di sentimenti, no? Più che di suoni. Ecco. Allora voglio dire, questo vocabolario è stato completamente rimosso. Il termine compagno è diventato un termine, se va bene, da battuta, quando compagno è un termine che non nasce col movimento operaio e tantomeno col comunismo, ma nasce con le corporazioni del Medioevo, soprattutto la corporazione muratoria, perché compagno era quello che era nella confraternita operaia con te, di mestiere, con cui vivevi e con cui scambiavi il pane, cum panis, era quello con cui dividevi la vita, dividevi il pane, quindi una cosa nobilissima il termine compagno. Ecco, termine compagno è già un termine che nessuno usa più, nemmeno a sinistra, perché è considerato vetero, la gente ride se sente che tu chiami uno compagno. No? Pensa che lo sfotti oppure ti guarda come un dinosauro. Ecco, io uso questa parola perché è la più emblematica, ma questa è valso, io dire, lotta di classe. Oggi non si parla più di padroni, ma addirittura di organizzazioni datoriali, no? Cioè nemmeno più padronali, no? Datoriali, perché darebbero il lavoro. Ecco, voglio dire, il cambio del linguaggio, secondo me, da vecchio insegnante di lettere, è un cambio anche di concetti, quindi di paradigmi mentali, di visioni, no? Perché il linguaggio poi è quello, il linguaggio poi è il modo come tu esprimi una visione delle cose. Ecco, questa cesura linguistica negli anni 90 è stata netta, netta. Ed è quello che poi qualcuno ha chiamato il pensiero unico sostanzialmente. L'idea, tra l'altro, che non fosse neanche possibile ipotizzare un mondo diverso da quello attuale, e non sotto forma di azione, ma sotto forma semplicemente, comunque voglio dire estremamente liberatoria, di pensiero utopico, cioè l'idea di poter pensare che possa esistere un mondo diverso da quello in cui noi viviamo, che tra gli uomini e le donne ci possano essere, voglio dire, rapporti che siano umani. Questa idea è stata completamente abbandonata, cioè ci si è totalmente appiattiti sul presente pensando ad un presente immodificabile, se non nelle forme del consumo e dell'alienazione, quelle cambiano, ma immodificabile nel senso di la possibilità anche solo di pensare che gli uomini possono vivere da uomini e non da consumatori o da numeri. E soprattutto è avvenuto, secondo me, e questo è stata una cosa che, siccome nel frattempo sono passati 40 anni e quindi ragioniamo ormai in termini di almeno due generazioni, se non addirittura tre, una cosa che poi alla fine tu hai, diventa quasi uno stato di partenza per chi si affaccia alla vita. Debord, quando scrive 20 anni dopo i commentari sulla società dello spettacolo, dice una cosa che è profetica su questo, come era stato profetico peraltro la società dello spettacolo, no? Dove nel 67 lui sostanzialmente descrive il mondo di oggi, insomma. E dice, rispetto a quella generazione, che poi fu quella del maggio, tanto per capirci, il problema oggi qual è?
che allora noi avevamo ancora un retroterra alle spalle, avevamo ancora dei punti di riferimento, c'erano ancora dei concetti a cui ci potevamo in qualche modo aggrappare, anche solo per superarli o contestarli, ma comunque oggi, dice, i giovani vengono già su in un insieme di concetti che assolutamente esclude qualunque ipotesi di cambiamento dell'esistente, no? Anche dal punto di vista semplicemente dei rapporti tra gli uomini, non parliamo di forme dello Stato, anche solo da quello. Ecco, io credo che questo sia avvenuto, ma non in Italia, in tutto l'Occidente, no? È andata persa una narrazione con i suoi punti forti, a cui non è stato sostituito niente se non i talk-show televisivi. È passata un'opera gigantesca di riduzione di, diciamo in qualche modo, a uno stadio preadolescenziale. Cioè noi oggi viviamo in un mondo dove sostanzialmente il messaggio che passa, rivolto a tutti, ma che sui giovani poi fa presa, perché nascono e si confrontano immediatamente con questo discorso, è: tu, la morte non esiste, la sofferenza non esiste, la vecchiaia non esiste. Esiste un'eterna giovinezza dove bisogna pensare a vivere, a divertirsi. Quindi non ti preoccupare, voglio dire, di tutto il resto, la politica, le cose, no? Tu pensa a vivere in un eterno presente, no? Ecco, che è sostanzialmente poi il grande inganno di Faust, no? Ed è quello che nel Vangelo è la tentazione di Cristo sul pinacolo del Tempio, con Satana che porta Cristo sul pinacolo del Tempio, gli fa vedere tutti i regni del mondo e gli dice: se tu mi adorerai, questo sarà tuo. E questa è esattamente la tentazione dell'uomo contemporaneo. Tu non pensare a niente, tu pensa a divertirti, tu pensa a sfruttare il momento, a vivere in un presente che sia il più possibile divertente, piacevole, giocoso. Che le cose serie, pensiamo noi. No? Cioè, il mondo diventa sostanzialmente una grande Disneyland dove tu resti confinato come un bambino che fai giocare, però poi quando si decide la casa pensano gli adulti e il bambino non lo deve neanche sapere perché la sua innocenza, la sua, diciamo, infantile non deve essere turbata. Ecco, diciamo che il grande inganno del potere oggi è proprio questo, è proprio mefistotelico nell'ora del Faust, cioè ti è dato, proprio dato quest'idea. Tant'è vero che ci è diventato estraneo l'idea della morte, l'idea dell'invecchiamento, l'idea della sofferenza, come cose che fanno parte della vita degli uomini e che ne danno anche un senso. Io dico ogni tanto alla mia compagna, che voglio dire, quando la vedo che si guarda un po', no? Perché poi sono fatta anche così, dico: guarda che le rughe sono quelle che rendono una donna bella, nel senso che sono le testimonianze di una vita vissuta. Una donna di 70 anni senza rughe è una bambola, voglio dire, no? Le rughe sono sentimenti, sono sofferenza, sono passioni, sono dolori, sono gioie. Sono i segni che il tempo, la vita che abbiamo avuto, ha lasciato su di noi, sono quelli che ci rendono persone, cioè padroni di una vita, di un'esperienza. Oggi questo concetto è assurdo per la maggioranza. Oggi tutti si fanno tirare perché devi a 70 anni avere l'aspetto che avevi a 30. Ecco, questo secondo me non è un discorso solo sul vivere, è un discorso anche sulla politica. Ne deriva una visione della politica. Perché ne deriva una visione della tua collocazione nel mondo, del senso che deve avere la tua vita. Di che cosa ha significato e cosa non ne ha. No? Ecco, secondo me, dagli anni Ottanta c'è stato sostanzialmente proprio questa mutazione concettuale. E poi l'espressione a livello politico è stato il berlusconismo. E berlusconismo è la sintesi. Di fatto la vera rivoluzione culturale in Italia l'ha fatta Berlusconi sulla base di questa mutazione profonda dell'intendere la vita e i rapporti, che rendeva il noi una parolaccia e centrale invece l'io.
Ma mettere centrale l'io significa una realtà totalmente atomizzata e frammentata, dove tra uomo e uomo non c'è più nessun rapporto che non sia mediato dal denaro, dagli oggetti. Per cui voglio dire, non è più nemmeno la vecchia alienazione teorizzata da Marx, del produttore che produce e che poi vede l'oggetto che ha prodotto che si erge contro di lui come merce a una vita autonoma, no? No, è molto di più, perché non riguarda solo la fase della produzione, riguarda la vita in tutti i suoi aspetti. Cioè l'io significa che io so io e voi non siete un cazzo, come il Marchese del Grillo, è la guerra di tutti contro tutti, no? E questo significa sostanzialmente che diventa impensabile anche pensare ad un passato non lontano, dove invece il noi era al centro, dove invece il ragionamento era che il mondo poteva essere cambiato. E allora questo diventa o un delirio di pazzi o addirittura un fatto criminale, no? Ecco, per questo io credo soprattutto che la rimozione abbia colpito soprattutto il discorso della sinistra. Perché non è nemmeno tanto poi solo appunto dimenticare gli aspetti oscuri di quel passato, ma proprio sradicare dal cuore dell'uomo quello che dei tempi dei greci è stata la molla che ha portato avanti, no? L'idea che comunque, magari anche da solo, io comunque rivendico il diritto di pensare alla possibilità di un altro mondo, di pensare in un altro modo. E non me ne vergogno, non mi considero uno spostato o una sociale, no? Ecco. Questo secondo me è proprio stato un mutamento radicale che diventa poi un mutamento genetico, che spiega tra l'altro, o contribuisce a spiegare, poi ripeto sono opinioni personali, del tutto discutibili, anche perché sempre più i rapporti, soprattutto a livello di giovani e giovanissimi, siano improntati su una logica di sopraffazione e di violenza, come episodi anche molto recenti dimostrano. Cose che noi, quelli della mia generazione, sono stati abituati ad associare agli Stati Uniti, ma solo perché, voglio dire, quel tipo di modello sociale era 20 anni avanti a noi. Questo è un mondo che esorcizza radicalmente l'idea di morte, perché ti addita questo messaggio dell'eterna bellezza, dell'eterna giovinezza, no? E però poi, voglio dire, un mondo di fantasmi. Perché noi ci rapportiamo attraverso gli oggetti, che sono cose morte, inanimate, che non hanno vita. Ecco, noi oggi viviamo in un mondo dove le persone, secondo me, non si sentono persone se non attraverso l'immagine degli oggetti. Tant'è vero che le stesse esperienze che facciamo, anche le più materiali, se non sono mediate da una ripresa, non esistono. Se io non fotografo la pizza che ho nel piatto, io quella pizza non l'ho mangiata. Cioè, ecco, questo secondo me è terribile, voglio dire, e non solo da un punto di vista umano, ma soprattutto politico. Ed è quello che spiega perché sia più facile una rimozione di una certa storia o un racconto del tutto fantastico dove voglio dire, è addirittura impossibile concepire l'idea che qualcuno si sia alzato in piedi in certi anni e abbia detto io non ci sto. E lo vediamo con quella che è l'isolamento terribile dei centri sociali o di movimenti come in Ottavo, in Val di Susa, come vengono presentati, come dei pazzi scatenati, come dei violenti. No? Si è perso, secondo me, proprio questo senso. Io poi, per carità, ho una nipotina di 25 mesi e quindi tendo a pensare, voglio dire, che la vita continua, no? Ma sono convinto che la vita che lei farà, e spero che sia una vita felice, che sia una donna che riuscirà insomma, a essere se stessa, inizia già in maniera molto molto più difficile, molto molto più pesante di quanto è iniziata per me, che pure sono nato immediatamente dopo la guerra e quindi in un periodo anche di miseria, insomma, dove mancava spesso anche quello che oggi è superfluo, insomma, no? E allora ti mancava e vivevi di niente, insomma, però c'era
una visione che era una visione sostanzialmente di speranza, che poi poteva essere declinata in tanti modi, ma una visione di speranza. Oggi questo secondo me non c'è più. E quindi chi comunque non vuole rinunciare alla sua umanità, ha una vita non facile, ecco, sostanzialmente. Non sarà facile, ecco, ricostruire un tessuto che di nuovo metta insieme la gente. Anche il Covid stesso, alla fine poi, nonostante questa grande demagogia su come ne usciremo come ne siamo entrati. Cioè, chi è stronzo ne uscirà ancora più stronzo, e chi aveva, perlomeno pensava di aver capito qualche cosa, sarà ancora più confermato, voglio dire. In alcune cose, no? Perché il Covid, per esempio, è stata la dimostrazione di come questa rimozione della vecchiaia, della morte, della sofferenza significhi che la vita si è allungata, che si vive 20 anni di più di quello che si viveva 30 anni fa, ma che per la stragrande maggioranza delle persone che arrivano a una certa età si vive in realtà che sono concentrazionarie, dove tu non sei più nessuno e sei abbandonato a te stesso. E le stragi nelle residenze assistite, che poi assistite evidentemente non erano, lo dimostra proprio, no? Parcheggi per anziani in attesa della morte, insomma, oltre che un business, cooperative e quant'altro che su questo lucra, insomma, no? Vabbè.